Ciao a tutti, sono Barbie Sax e benvenuti su Barbie Review, la rubrica di recensioni rigorosamente senza spoiler. Avete voglia di andare al cinema, ma vorreste sapere qualcosa in più sui film in sala? Tranquilli, ci pensiamo noi di Screen Week. Da oggi è nelle sale Rampage, Furia Animale. Brad Payton e Dwayne Johnson tornano insieme per raccontarci di un'avventura oltre i confini della natura. In questo film The Rock è Davis, un primatologo, che si occupa di una comunità di gorilla, tra cui c'è lui, George. I due hanno un legame particolare, riescono a comunicare fino a quando a George non accade qualcosa di molto strano. Subirà un brusco cambiamento, in una sola notte crescerà tantissimo. E questa crescita improvvisa coincide con qualcosa. Nell'oasi del parco è precipitata una strana capsula. Potrebbe essere questa la causa della crescita esponenziale di George? E soprattutto, e se la capsula a cadere sulla Terra non fosse solamente una? Non vi dico oltre perché il resto lo scoprirete al cinema. Ma iniziamo a parlare del film. La coppia Brad Payton e The Rock sembra andare d'amore d'accordo e dopo San Andreas e Viaggio nell'Isola Misteriosa tornano insieme per Rampage. Forse non lo sapete, ma Rampage Furia Animale è ispirato ad un videogioco del 1986, uno di quei videogiochi arcade. In quell'epoca le storie all'interno dei videogiochi erano un po' limitate, quindi all'interno del film c'è stato qualche cambiamento per quanto riguarda la storia. Nel videogioco era possibile impersonare i tre protagonisti del film, quindi George, Lizzie e Ralph. Dovete sapere che Rampage ebbe un grandissimo successo, è praticamente l'all-star dei videogiochi arcade. E un'altra piccola curiosità, Ralph spacca tutto. Lo sapete che il protagonista si chiama Ralph proprio in onore di uno dei protagonisti di Rampage? Ma torniamo a parlare del film. Com'è? È una commedia action molto divertente, un po' come da tradizione per i film di The Rock. C'è parte per l'azione, per la suspense, ma la commedia ha sempre una parte speciale. Il film parla di animali giganteschi e, come capirete, non è proprio una cosa realistica. Proprio per questo il film ha un taglio molto autoironico, che secondo me è carino. È un film action divertente su un target di ragazzi. Proprio per questo le scene più crude sono un po' ridotte all'osso. Il film è un'avventura coinvolgente che vi rapirà durante tutta la sua durata. Ma nonostante l'action, vi colpirà il cuore perché il protagonista, George, è caratterizzato da un'umanità che sicuramente vi conquisterà. Se siete alla ricerca di una commedia action con abbastanza suspense, Rampage potrebbe fare per voi. Ma questa era la mia opinione sul film. Sono molto curiosa di sapere la vostra una volta che andrete a vederlo al cinema. Sono molto curiosa di leggere i vostri commenti qui sotto, ma non dimenticate di iscrivervi ai canali social di Screen Week, scaricare l'applicazione e rimanere sempre aggiornati su www.screenweek.it. Io sono Barbie Xanax, se mi volete ancora sentir parlare di cinema mi trovate sul mio canale Barbie Xanax. Grazie mille per essere stati con me. Ciao!